La prima questione, che sicuramente è di grande rilevanza, perché tocca un problema che riguarda tutti, al di là della politica, perché quando si parla di sanità, consentitemi, la politica non c'entra niente. Il diritto alla salute è un diritto costituzionale, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, e parla di diritti fondamentali dell'uomo e quindi della cittadinanza. A tal proposito non credo che questa amministrazione si stia comportando nel migliore del mondo, anche se dopo i nostri interventi e i nostri allarmi stanno cercando di riparare il tutto. Ma questo lo fanno solo ed esclusivamente perché siamo in campagna elettorale. Se non fossimo in campagna elettorale, state tranquilli che il progetto che è stato disegnato sulle nostre teste sarebbe stato portato avanti. Quindi il 2 di gennaio, se l'amministrazione che lo ha proposto e condiviso dovesse essere rieletta, dovete sapere che per quanto riguarda l'ospedale succederà questo. Due punti. Dottore Rizzi, a lei la parola. Buonasera. E allora, come diceva Alberto, il problema della sanità riguarda un po' tutti e non c'è stato mai finora in campagna elettorale questo problema. Non è stato mai usato il problema della sanità, quindi la tutela della salute, come arma in campagna elettorale. Viene utilizzata da questa amministrazione proprio perché è incapace di portare a compimento la tutela della propria popolazione. Si tratta di persone che hanno fallito i loro intenti e che sarebbe bene non venissero più riconfermati. La cosa quando ha inizio? Ha inizio nell'aprile. Ne possiamo far girare? E allora io ho presentato, ho messo su una documentazione che sono in realtà degli atti ufficiali, possono vederli tutti, li potete esaminare e in realtà lì sono andate le cose. Sembra abbastanza lunga, ma poi vedrete che nel corso di questa discussione capiremo nell'aprile del 2009, quando la Regione Sicilia rischiava di essere commissariata. Bisognava di conseguenza rientrare in un bilancio e per questo venne detto all'assessore Russo che dei risparmi ingenti, faccio le cose, le dico molto semplice in modo che tutti li possono capire, c'era un'operazione di rientro, praticamente l'economia della sanità non doveva essere riguardata, attenzionata in modo particolare. Assessore era Massimo Russo, di operare un piano di rientro, di rifunzionalizzazione della rete ospedaliera e della rete territoriale per quanto riguarda le varie province. Inizialmente c'erano le ASL, d'accordo? E poi si passò alle ASL. Qual è la differenza? Le ASL erano delle locali, delle aziende locali, le ASL sono delle aziende provinciali. D'Antoni era allora il direttore generale dell'azienda di Trapani. A D'Antoni arrivarono dei dati che riguardava l'ospedale di Pantelleria catastrofiche. Il flusso di dati provenienti da Pantelleria evidenziava un presidio ospedaliero asfittico, non produttivo, con pochi ricoveri, la maggior parte dei quali incolori o di bassa pesatura economica, ed inoltre un basso indice occupazionale e prestazioni sanitarie assolutamente non di qualità specialistica e con un'elevata percentuale di pazienti che scelgono di curarsi altrove, specie fuori regione. D'altra parte veniva prospettata una realtà, ho aggiunto io, lo vedete nei documenti, virtuale, secondo me non vera, di un territorio che rappresentava la punta di diamante della sanità isolana, vantando una riduzione della spesa farmaceutica di oltre il 50% in un anno e di ben oltre 8.000 prestazioni specialistiche in un anno. Questo era il territorio. D'Antoni prese per buoni questi dati, motivato dal piano di rientro, e affossò definitivamente Pantelleria, senza un'obiettiva valutazione di questi dati. Cioè, che cosa avrebbe dovuto fare D'Antoni? Vedere se corrispondevano alla realtà, cioè rapportarli alla realtà di Pantelleria. Relativamente all'ospedale si doveva tener conto delle gravi carenze strutturali per i lavori tuttora in corso da consegnare, sala operatoria, consultorio, guardia medica, li sapete tutti, pronto soccorso, specialistica ambulatoria all'esterna. Ed inoltre di organico. Un solo chirurgo, un solo ortopedico, un solo cardiologo, sono dati che avete voi sotto il naso tutti i giorni, questi problemi che riguardano l'ospedale. Non erano stati attenzionati, non ve ne date
la giusta importanza proprio dal direttore generale di allora, da Tantoni.